È un'opportunità per le aziende agricole, uno stimolo alla cultura naturalistica e alimentare. 14 anni fa in Veneto sono state organizzate le prime fattorie didattiche, luoghi dove si incontrano gli animali da cortile, si imparano i rudimenti della vita di campagna, l'autosufficienza che regala la terra se trattata con passione ed impegno. Un patrimonio spesso dimenticato, la giornata delle fattorie didattiche aperte, promossa dalla Regione Veneto, ha avviato un recupero di tradizioni ma anche di conoscenza. A Granze, nella Bassa Padovana, c'è una delle prime aziende agricole che ha scommesso sull'imparare nei campi. Una continua evoluzione di un'impresa familiare fondata dal nonno nel 1924. È un recuperare la tradizione antica o anche un modo per fare cultura alimentare, visto che voi siete azienda biologica? Sì, anche un modo per fare cultura alimentare, far conoscere, al di là delle pubblicità televisive, che il pisello non viene raccolto a mano quando è un'estensione molto grande, che è una realtà. A contatto con la natura, come nascono i pulcini, se viene una scuola ed è programmata, cerchiamo di far nascere i pulcini in giornata, ad esempio, e facciamo raccogliere le piante officinali o le piante dell'orto, facciamo la pasta, facciamo vedere dove prendiamo le uova, e impastiamo il pane, se lo portano a casa, proprio, ma anche gli adulti lo fanno. La coltura biologica di piante officinali è stata una scelta in tempi non sospetti. Il biologico non si usa concimi chimici, non si usano pesticidi, non si usa nessuna cosa chimica, si deve usare base di rame, diciamo sono prodotti che sono ammessi nella natura. A parte che le piante che io coltivo non hanno bisogno di tante cose, perché sul biologico io coltivo le piante officinali, non hanno bisogno di insetticidi, non hanno bisogno di concimazioni, perché sono tutte piante spontanee, sono tutte piante che vengono, se le vediamo in natura ci sono semplicemente, solo che sono coltivate, è diverso, sono coltivate in parcelle e cerchiamo di coltivarle pulite di altre erbe infestanti. Tutto lì, la differenza è quella. Perdersi tra le piante del parco di 10.000 metri quadrati è un'esperienza affascinante. Gemme, foglie, frutti che diventano rimedi efficaci per il nostro benessere salutistico ed estetico. È del 1952, un Carraro numero 7, il trattore simbolo di un'attività che si aggiorna lasciando spazio alle nuove generazioni. Hai dato qualche idea ai tuoi genitori, una tua idea, un consiglio, un sogno? Beh, idee se ne tirano fuori sempre per non fermarsi, anche perché se ci si ferma, se non si prova sempre a impegnare in qualcos'altro, a investire, non si va da nessuna parte. Una tua idea? Te la puoi svelare? Adesso non abbiamo ad esempio le stanze per dormire nell'agriturismo, in un futuro speriamo di riuscire a creare anche quello, con calma, perché non è facile, i soldi non piovono dal cielo, quindi si prova sempre con fatica e sacrifici a portare avanti. Una giornata all'aria aperta tra i recinti degli animali, le piante officinali e la pratica contadina. Scrannocchiare le pannocchie a mano, ma anche con un'apparecchiatura apposita. Ci vuole forza? No. Facile. Più facile che sgranocchiare la mano? Beh, più comodo. Quante ne sgranocchiate a mano? Non saprei. Tantissime. Beh, insomma. Ma è la prima volta che lo fai? No. Ah, sei abituata. Ma con il centro estivo sono venuta anche altre volte qua. È divertente? Sì.